Qui siamo, diciamo, quasi arrivati al primo rifugio, il Palazzino Sartoria, dove c'è il bivio. Questo è il sentiero che porta su a Palazzino Sartoria, ovviamente. Rifugio Fontanamura, Col della Russa, se poi uno volesse fare tutto il Giro d'Anello. Solo che c'è da camminare tutto sotto il sole, a parte qua che è un po' ombreggiato, ma tra un po' saremo tutto a sole aperto. Sentiero affabile per tutti, come vi ho detto prima, ormai diciamo che siamo quasi a metà strada per arrivare su al rifugio Fontanamura e goderci lo spettacolo e una delle loro birrette buone buone, fresche fresche. Al prossimo video, saluti da Alfa 693. Come potete vedere, questo qua è il bivio per andare al rifugio La Sartoria e di qua saliamo per l'altro rifugio Fontanamura. Riposiamo 5 minuti e poi risaliamo. Tutte le indicazioni, ben segnalato, sentiero tranquillo. Adesso cammineremo per un 40 minuti tutto sotto il sole. Come potete vedere, qua ho già iniziato un pezzo di sentiero, ormai non manca molto arrivare al rifugio. Siamo tutti in campo aperto, bellissimo, mezzo al verde, bellissime anche le montagne, un bel contorno, un bel colore, tutto da vivere, ossigeno puro, vita pura, bellissimo, stupendo. Come potete vedere, qui siamo all'alpeggio, il Salerie, vendita formaggi. Formaggi ottimi, buonissimi, già provati. Tutta roba genuina, qui le caprette che si riposano. E tra un po' cominceranno il pascolo. Sentiero bellissimo, tutto aperto al sole, non manca molto arrivare al rifugio. Là sopra intravedo, non so se è una mucca, sarà una mucca o un cavallo, boh, non lo so, non so se riesce ad arrivare lì su, però guardate che spettacolo, là sopra si vede la punta dell'Aquila, bellissimo. Ok, allora che spettacolo, qui siamo su a Col della Russa, 2030 metri, spettacolare. Adesso iniziamo la discesa perché il tempo incomincia a coprirsi. Bellissimo, panorama fantastico. Consigliato a tutti. Esattamente ci troviamo sopra Coazze e più di preciso sopra il rifugio Fontanamura. Carissimi colleghi, vi lancio il video, sto iniziando la discesa. La prossima volta vi porto di nuovo, qui in Fontanamura e poi saliamo fino su Col della Russa. Se siete arrivati fino su potete salire ancora fino qua, dai. Con la mezz'oretta ce la fate.
è bellissimo lo spettacolo, a parte le nubi, che purtroppo questo versante è sempre così. Però adesso Alfa 693 sta iniziando la discesa, ci aggiorniamo più tardi. Non so se adesso la telecamera riesce a inquadrare il rifugio. Molto probabilmente sì, se sto fermo. Non manca molto, la salita è sempre un po' più duretta a farla, però ce la facciamo. Adesso siamo in discesa, rientriamo alla base, ci rifacciamo tutto il sentierino tranquilli, probabilmente senza sbagliare. Robby, il sentiero è qua. Capita, la distrazione, guarda la telecamera e poi te ne vai tutta un'altra parte. Come ho fatto a salire? Anziché salire di qua, sono salito di là. Vabbè, succede. Se non succede, meglio, però è ben segnalato il sentiero, per sbagliare purtroppo è anche un attimo. Carissimi colleghi, vi lancio il video, sto iniziando la discesa. La prossima volta vi porto di nuovo qui Fontana Mura e poi saliamo fino su Col della Russa. Se siete arrivati fino su potete salire ancora fino qua, dai, con la mezz'oretta ce la fate. È bellissimo lo spettacolo, a parte le nubi, che purtroppo questo versante è sempre così. Però adesso Alfa 693 sta iniziando la discesa, ci aggiorniamo più tardi. Non so se adesso la telecamera riesce a inquadrare il rifugio. Molto probabilmente sì, se sto fermo. Non manca molto, la salita è sempre un po' più duretta a farla, però ce la facciamo. Adesso siamo in discesa, rientriamo alla base, ci rifacciamo tutto il sentierino tranquilli, probabilmente senza sbagliare. Robby, il sentiero è qua. Capita, la distrazione, guarda la telecamera e poi te ne vai tutta un'altra parte. Come ho fatto a salire? Anziché salire di qua, sono salito di là. Vabbè, succede. Se non succede, meglio, però è ben segnalato il sentiero, per sbagliare purtroppo è anche un attimo. Ciao bello! CBM 25 chiama CBM 1 per il CB Montano. Attenzione Danilo, se riesce a copiare qui l'operatore Robby, CBM 25. CBM 25, CBM 1, prima ti sentivo molto bene, tu sicuramente non riesci a sentirmi, adesso abbiamo un po' di molto QRM sotto. Comunque sto facendo ancora chiamata, CBM 25 per CBM 1, riesci a sentirmi Dani? Ok, perfetto, CBM 1, qua CBM 25 ha lasciato da circa 10 minuti il rifugio Fontana Mura e adesso sto salendo su a Col della Russa 2030-2040. Abbiamo Robby, ti ho ascoltato basso perché ho anche delle comunicazioni straniere che mi arrivano, io sento dei tedeschi, probabilmente c'è ottima propagazione, io però ti ho comunque collegato.
caso e anche abbastanza bene prima, ti ho messo log 8 e 13 UTC, 10 e 13 locali. Vediamo un po', fai ancora un passaggio, io sarò ancora qua per una mezz'oretta, poi mi sposto all'altro QTH. E là sarà un po' più difficoltoso, ancora te, vediamo se ti sento. Affermativo CBM1, io riesco a sentirti perfettamente, anch'io sento sotto, ci sono dei tedeschi che continuano a parlare, ma non è un problema, per carità, anzi benvenga, magari qualcuno sente se non sono tutti del nostro gruppo. Però ti stavo dicendo che sto salendo su per il Col della Russa 2040 metri più o meno. Ho lasciato il rifugio Fontanamura, adesso ce l'ho alle mie spalle in basso, per cui adesso continuo la salita. E ci siamo, fino a Sol, al Col della Rosa, siamo arrivati. L'abbiamo già fatto altre volte, non è un problema. Adesso perché non ho tempo, ma dovrei salire fino lassù, ma non ho tempo, devo scendere. È uno spettacolo quassù, bellissimo. Qua siamo a Coazze dopo il rifugio Fontanamura, giornata spettacolare. Ciao, bello!